Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvato dall'Aula il testo unico per l'urbanistica. Il documento è composto da 273 articoli, abrogate 17 leggi regionali. Vediamo. A larghissima maggioranza, con 24 voti favorevoli e 2 astenuti, Goracci Comunista Umbro e Cirignoni Gruppo Misto, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato il testo unico per il governo del territorio in materie collegate, predisposto dalla Giunta regionale. Il documento, grazie al quale verranno abrogate 17 leggi regionali, è composto da 273 articoli rispetto agli oltre 600 precedenti e punta ad ottimizzare i procedimenti edilizi ed urbanistici, riducendo tempi e costi e favorendo l'applicazione di servizi telematici. Il relatore unico Gianfranco Chiacchieroni ha rimarcato come l'obiettivo della Regione è creare un buon equilibrio tra l'azione compiuta con la delegificazione e quella con la semplificazione, perseguendo l'assetto ottimale del territorio nel rispetto dei principi del contenimento del consumo di suolo, del riuso del patrimonio edilizio esistente e della rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali. Uno strumento importantissimo, ha sottolineato nel corso della riunione la Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini, che rende trasparenti le norme e meno ambigua la loro interpretazione e che mira, ha detto, allo sviluppo del territorio, puntando sulla salvaguardia del paesaggio rurale, dei contesti urbani e dei centri storici, sulla riqualificazione urbana delle periferie e delle aree industriali. Approvato a maggioranza dall'Assemblea Legislativa il piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica per l'anno 2015-2016. Ce ne parla Marco Paganini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha espresso a maggioranza parere favorevole al piano regionale dell'offerta formativa per l'anno 2015-2016, con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 10 astenuti. Dall'atto predisposto dell'esecutivo ed emendato dall'Assemblea emerge che gli accorpamenti previsti sulle scuole ternane non ci saranno, come già deciso in commissione consiliare, mentre una proposta di risoluzione per i problemi degli alunni della scuola Montessori, presentata dai componenti della terza commissione, è stata approvata all'unanimità. Per quanto concerne l'offerta formativa, Gubbio non avrà l'indirizzo alberghiero richiesto dall'Istituto Gattapone, su cui c'era il parere favorevole della Commissione, ribaltato poi da un emendamento della Giunta presentato e approvato dall'Aula. Prima del voto, il relatore in maggioranza, Massimo Buconi, ha illustrato le novità introdotte e sottolineato che l'atto ha subito troppi passaggi e modifiche, evidenziando un eccesso di partecipazione o un eccesso di decisione. Per il relatore di minoranza, Raffaele Nevi, le modifiche e gli accorpamenti previsti per le scuole di Terni non stavano in piedi ed erano il frutto di decisioni prese senza una adeguata partecipazione. Prosegue il lavoro della Commissione Statuto sulla nuova legge elettorale. Approvate alcune modifiche alla legge vigente, il centrodestra per protesta ha abbandonato i lavori. Prosegue il lavoro della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, impegnata in questi giorni nella discussione della proposta di legge elettorale regionale. Approvati diversi emendamenti dei consiglieri di maggioranza, nel corso dell'ultima riunione i consiglieri di centrodestra Monni, Monacelli, Zaffini e Nevi abbandonano i lavori dopo che la maggioranza aveva bocciato i due emendamenti sulle modalità di elezione a consigliere regionale dei candidati presidenti non vincitori. Gli emendamenti proposti rispettivamente da Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia e Monacelli UDC. La maggioranza invece ha approvato, con i voti di Stufara, Brutti, Buconi e Smacchi, quello di iniziativa di quest'ultimo che prevedeva l'ingresso in assemblea dei candidati presidenti non eletti se collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Il consigliere regionale Goracci del gruppo Misto ha abbandonato anch'egli i lavori subito dopo i colleghi del centrodestra. La commissione, presieduta da Andrea Smacchi del PD, ha finora approvato alcuni emendamenti proposti dallo stesso Smacchi e da Stufara di Rifondazione Comunista, riguardanti modifiche alla legge elettorale vigente in ordine a riconferma del turno unico, scelta del collegio unico regionale, adeguamenti tecnici conseguenti al cambiamento della denominazione da Consiglio regionale ad Assemblea legislativa, rappresentanza di genere nelle liste, che non deve essere superiore al 60% per ciascun genere, pena l'inammissibilità della lista stessa.
In commissione statuto l'opposizione ha abbandonato l'aula perché all'interno di quella commissione non c'è stata democrazia. Tutti gli emendamenti proposti dal centrodestra, emendamenti che rispecchiano poi un modo democratico per le elezioni e per tutela dei cittadini, il centrosinistra compatto l'ha sempre bocciato. Dunque, se non c'è una collaborazione, una partecipazione di fare la legge insieme, il centrodestra non intende più partecipare ai lavori della commissione. Quindi intendiamo proseguire i lavori in aula e vediamo se in aula, per motivi di opportunità del centrosinistra, qualcuno si adegua con il voto del centrodestra. I lavori della commissione statuto procedano a pieno ritmo. Stiamo esaminando e votando i primi articoli della proposta di legge con i relativi emendamenti. Dispiace che l'opposizione abbia abbandonato i lavori, anche perché questa è una fase importante, ma che comunque non pregiudica poi la riproposizione di eventuali emendamenti nella fase successiva, che è quella dell'Aula. La prossima settimana riusciremo a completare il lavoro al fine di mettere a disposizione del Consiglio regionale una proposta di legge elettorale che sia importante per poter affrontare le sfide che nella prossima elezione ci attendono. E sempre in tema di legge elettorale, a Palazzo Cesaroni hanno avuto luogo audizioni sulle proposte in discussione in commissione. Il servizio di Marco Paganini. Collegio unico regionale, premio di maggioranza a turno unico, soglia di sbarramento, tempi dell'iter di riforma della legge e firme necessarie per partecipare alle elezioni di maggio. Sono questi i punti principali intorno a cui si sono focalizzati gli interventi dei soggetti che hanno partecipato all'audizione convocata dalla Commissione Statuto dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Secondo quanto esposto dai relatori, che hanno espresso serie riserve sulla proposta di legge elettorale predisposta dal Partito Democratico e scelta come testo base dalla Commissione, sarebbero varie le criticità da sanare per poter approvare una legge elettorale condivisa, rappresentativa dei territori e pienamente democratica. Andrebbe superata l'idea del collegio unico regionale, dato che riduce la capacità di rappresentanza dei territori più deboli. Si dovrebbe superare il premio di maggioranza o almeno prevedere una soglia elevata per ottenerlo, tra il 37 e il 45%. Sarebbe opportuno ripensare turno unico e possibilità di voto disgiunto. Si doveva arrivare alla riforma delle regole elettorali con maggiore anticipo e cercando di redigere la norma migliore e più democratica piuttosto che quella più utile a chi già siede in consiglio regionale. Andava infine scelto un percorso di revisione della legge elettorale più lineare e che tenesse davvero conto delle indicazioni della Consulta. Durante l'audizione è stato comunicato dal presidente Smacchi che l'ufficio di presidenza dell'Assemblea ha trasmesso al Comitato la proposta di legge elaborata dal Comitato Progetto per i Territori e approvata dal Consiglio Comunale di Gubbio. Affidamento del servizio di trasporto sanitario senza gara. In Commissione Sanità la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che cambia le procedure per l'appalto del 118. I dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare ha esaminato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto alle associazioni di volontariato la possibilità di svolgere trasporto sanitario di urgenza e di emergenza con affidamento diretto, senza gara d'appalto. Una sentenza arrivata dopo il ricorso di due cooperative contro la convenzione stipulata dall'ASL 5 Liguria per il trasporto sanitario di urgenza senza gara d'appalto. I giudici hanno stabilito che il modello ligure ha mantenuto un servizio accessibile a tutti e ha perseguito gli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. La sentenza potrà consentire modifiche e semplificazioni al regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria prima di tornare all'esame della commissione presieduta da Massimo Buconi. Analisi preventiva archeologica sui siti interessati da lavori pubblici, procedure negoziate per affidamento lavori pubblici fino a 1 milione di euro. Sono queste le modifiche alla legge 3 del 2010, disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici, illustrate in seconda commissione dall'assessore regionale in materia Stefano Vinti. Il voto sull'atto previsto per la prossima settimana. Iniziata in seconda commissione l'analisi del testo unico per l'agricoltura, spazio a semplificazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi. I dettagli nel servizio.
Dopo l'illustrazione del documento e le audizioni con i soggetti interessati, la seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, ha dato il via all'analisi dell'articolato del testo unico in materia di agricoltura. Il progetto, composto da 10 titoli e 250 articoli, riguarda in modo esclusivo l'agricoltura e non lo sviluppo rurale e riordina le norme regionali del settore, aggiornandole in relazione all'ordinamento giuridico nazionale e comunitario. Il testo incorpora tutte le normative recentemente approvate dall'Assemblea legislativa, tra le quali quelle relative alla diversificazione e agriturismo. Vengono definiti importanti aspetti che riguardano la semplificazione e l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi basati sull'integrazione dei sistemi informativi esistenti tra pubbliche amministrazioni. Presentati, ma da discutere nella prossima riunione, alcuni emendamenti. Il primo, firmato dallo stesso presidente Chiacchieroni e da Raffaele Nevi, Forza Italia, chiede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente presso il Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. Le altre proposte emendative riguardano la tartuficoltura. Nevi chiede di rivedere il periodo di commercializzazione e le zone geografiche di provenienza delle varie tipologie del tartufo. Massimo Buconi, del Partito Socialista, ha presentato invece da tempo una strutturata proposta di legge che si prefigge di evidenziare la tracciabilità e quindi la tutela della tipicità del tartufo nero di Norcia. In questo caso si dovrà valutare la possibilità di discutere l'atto congiuntamente con il testo unico in questione. Con voto unanime l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera al disegno di legge della Giunta regionale che disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari. Vediamo. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini che disciplina le sagre, le feste popolari e l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento punta a recuperare lo spirito originario del termine sagra attraverso la garanzia della vera promozione delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. E seppure le feste popolari non potranno contenere riferimenti espliciti a prodotti alimentari, vengono previste le stesse percentuali delle sagre per quanto attiene alla somministrazione dei prodotti indicati nei menù, il cui 60% dovrà provenire da filiera corta a chilometri zero e di qualità. Inoltre, per le sagre, almeno il 60% degli alimenti somministrati dovranno provenire da prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Previsto il logo Sagra tipica dell'Umbria e dal 2015 un premio annuale destinato alle 3 migliori sagre a giudizio dell'Umpli Umbria. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà avere una durata non superiore a 10 giorni continuativi. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.